L'arcivescovo Piero Marini è il presidente del Consiglio Pontificio dei Congressi Eucaristici. Questa commissione si occupa della preparazione dei Congressi Eucaristici internazionali. La persona di Monsignor Marini è generalmente conosciuta perché egli è stato il cerimoniere di Giovanni Paolo II. Durante i suoi grandi viaggi, durante le grandi cerimonie, lui stava sempre al centro. Ma Monsignor Marini è veramente un esperto della liturgia, anche a livello scientifico, ma anche nella prassi. Anche a noi ha aiutato molto, anche nella preparazione del nostro congresso eucaristico l'anno scorso, visitando Budapest, guardando i luoghi dove avranno luogo le celebrazioni, ha detto con un certo riconoscimento che questo è un congresso tra quelli che sono stati molto bene preparati, forse il meglio preparato. Per la decisione di Papa Francesco, il nostro congresso eucaristico avrà luogo nel settembre del 2021. Quindi abbiamo un altro anno di preparazione, preparazione spirituale, ma anche la preparazione a livello organizzativo. L'epidemia del Covid-19, a causa delle difficoltà di spostamento e di aggregazione dei fedeli, ci ha costretto a trasferire al settembre del 2021 il 52° Congresso Eucaristico Internazionale previsto a Budapest dal 13 al 20 settembre del 2020. Questo tempo possiamo chiamarlo un tempo sospeso, in attesa di una nuova normalità. E questo tempo diventa per noi un tempo di scelta, per capire che cosa conta, che cosa passa, per separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. Una chiamata, cioè, dello Spirito a discernere l'essenziale da salvaguardare e le eventuali potature in attesa di prossime fioriture. Insieme ad una concezione veramente evangelica della Chiesa, questa esperienza della epidemia ci aiuta a recuperare anche il senso più vero e le dimensioni più autentiche della celebrazione eucaristica. In realtà, anche senza liturgia e anche senza riti di festa, il nostro culto non si è mai interrotto, perché l'Eucaristia è diventata vita donata, gesto di comunione e responsabilità per la vita dei fratelli. Comunione con la storia e solidarietà con un mondo sempre in lotta con la morte. Gli atteggiamenti appresi nell'Eucaristia ci hanno condotti a fare memoria al Padre del grido e della fatica dei poveri e a rendere grazie a Lui per le innumerevoli esperienze di servizio che hanno caratterizzato questi giorni. A celebrare la salvezza pasquale non solo attraverso le espressioni multimediali consentite dalla tecnica, ma soprattutto attraverso l'umile fede di quanti hanno posto gesti di bene a servizio dei fratelli nel nome di Gesù. Nei giorni del distanziamento imposto dall'epidemia, inoltre, questi giorni ci hanno offerto cieli limpidi, aria e acqua pulite. Bisogna riconoscere che nei confronti dell'ambiente abbiamo commesso imperdonabili errori. Come dice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, la violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato
si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. L'Eucaristia chiama le comunità cristiane quindi ad una conversione ecologica. L'Eucaristia, continua il Papa, unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. Nel pane eucaristico la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l'unificazione con il Creatore stesso. Perciò l'Eucaristia è anche fonte di luce e di motivazione per le nostre preoccupazioni per l'ambiente e ci orienta ad essere custodi di tutto il creato. Nell'attesa di ritrovarci tutti insieme per il Congresso Eucaristico di Budapest che si terrà dal 7 al 12 settembre 2021, dobbiamo mettere a frutto l'insegnamento severo che la storia di questi mesi ci consegna, in modo che la celebrazione gioiosa e comunitaria dell'Eucaristia sia per noi sorgente di quei gesti profondi, umani e semplici che sull'esempio di Cristo esprimano e realizzano la solidarietà, la condivisione, la speranza di un futuro migliore, la liberazione integrale dell'uomo.